eccoci con un nuovo video. Un video che si va ad allacciare un po' al discorso che abbiamo fatto due video fa, e l'argomento era 4 modi per profumare casa. Allora, mi voglio allacciare un po' a quel discorso perché in questo video qua voglio parlarvi dei miei profumatori della casa top, prodotti che ho terminato, prodotti che invece sto ancora utilizzando. Ve li voglio un po' mostrare e ve li voglio un po' raccontare. Allora, come vi avevo detto, io ho una fortissima passione per i profumatori, una passione che mi spinge ogni volta che trovo delle novità ad acquistarne sempre di più, e poi ovviamente li utilizzo in base al periodo. Allora, iniziamo con il primo profumatore, che è un profumatore con i bastoncini. Allora, ed è questo qua. È un profumatore che ho acquistato all'Isola d'Elba, infatti come vedete lo dice anche il nome, Acqua dell'Elba. Sicuramente molte di voi l'hanno già provato, perché già ai tempi quando l'ho acquistato moltissime avevano commentato sotto il post e su Instagram dicendomi che anche loro lo utilizzavano. Allora, è un prodotto molto molto buono, infatti il prezzo non è bassissimo. È una profumazione molto intensa ma molto raffinata, molto elegante. Allora, io di questa versione qui ho comprato questa qua con i bastoncini e devo dire che sono rimasta molto contenta. Sembra non profumare più di tanto, diciamo che dopo un determinato periodo sembra svanire la profumazione, ma in realtà tutti quelli che entrano in casa lo sentono. Io l'ho appoggiato nella libreria che ho nell'ingresso e devo dire che effettivamente entrando l'impatto è abbastanza forte, si sente parecchio, nonostante la quantità sia già diminuita rispetto all'inizio. Allora, cosa faccio? Io normalmente cambio i bastoncini dopo un paio di mesi, quando vedo che nonostante io li giri di qua e di là il bastoncino si sta usurando, io lo sostituisco. Perché? Perché quando l'ho acquistato, un'amica dopo un po' di tempo mi ha regalato la ricarica, che sinceramente ho già utilizzato. Infatti, come vedete, c'è questa confezione Air de Tiffany, che secondo me è meraviglioso già solo per il colore, e c'è questa bottiglietta, come vedete, che è una ricarica, e voi andate a inserirne un goccino nel momento in cui pensate che questa non profumi più e volete dargli un po' di profumazione. E insieme a questa confezione qua c'erano questi bastoncini, che sono i bastoncini da sostituire a quelli che ci sono qua. Come vedete, anche qua, Acqua dell'Elba. Vi faccio vedere una confezione quanti ne contiene, così dal momento che volete acquistarne sapete già. Allora, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi bastano questi all'interno del vasetto del prodotto. Poi, andando avanti, parlando sempre di bastoncini e di profumatore appunto con i bastoncini, voglio mostrarvi questo qua, che ho già terminato e straterminato, ma ho voluto conservarlo proprio per farvelo vedere all'interno di un video, ed è una profumazione, anzi un profumatore, che ho acquistato da My Fragrance, un'azienda francese che non credo ci sia ancora in tutta Italia, ma qui ad Alessandria abbiamo la fortuna di averlo, e devo dire che ho sempre trovato degli ottimi prodotti. Questa profumazione qua è pure coton, quindi una profumazione al profumo di cotone, una profumazione che sa proprio di pulito, di bucato, di una profumazione molto delicata. Devo dire che è stata un ottimo
ultimo acquisto, perché io l'ho messo in bagno e mi è durato parecchio, 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 non fino alla fine del prodotto, ma quasi un paio di mesi mi è durato, e devo dire che sono rimasta anche abbastanza stupita, proprio perché io nei bastoncini non ci ho mai creduto, e invece questo qua sono rimasta molto soddisfatta. Rimanendo sempre in tema My Fragrance, però cambiando un po' tipologia, passiamo invece al prodotto spray, che io amo. Avevo acquistato questi due prodotti, sempre spray per ambiente. Allora, il primo è Pure Cotton, anche questo come il precedente, come vedete. È una profumazione, come vi ho detto prima, molto, molto forte, molto intensa. Non lo utilizzo tantissimo, lo utilizzo normalmente dopo le pulizie, lo spruzzo qua e là, soprattutto nei bagni. È una profumazione, chissà perché, che utilizzo nei bagni, lo spruzzo qua e là e a volte anche nei tessuti, ed è molto forte. Se non vi piacciono i profumi molto intensi, non fa il caso vostro, perché è veramente una profumazione intensa. Sempre My Fragrance ho preso questo Oxygen, vedete? Spero si pronunci così, perché ogni tanto mi sgridate che non ho un'ottima pronuncia. Ed è una profumazione invece molto intensa, molto forte, che mi è piaciuta. Devo dire che mi è piaciuta abbastanza. Però vi devo ammettere che se dovessi ricomprare questo genere di profumatori qua da My Fragrance, opterei forse per qualcos'altro, perché sono troppo forti per quanto riguarda il mio gusto personale. Io sono un po' più per le profumazioni fiorite, come vi ho già detto spesse volte. Quindi sono due profumatori fantastici, perché la profumazione rimane anche per un bel po' di tempo, però per quanto mi riguarda, come tipo di profumazione è troppo forte. Poi un altro profumatore a spray è questo qua di Zara, ve ne ho già parlato, adesso la luce è un po' quella che è, ve ne avevo già parlato in un video precedente, non mi ricordo quale, comunque è uno dei miei profumatori preferiti. Purtroppo siamo arrivati alla fine, sono veramente disperata perché è buonissimo e non costa neanche poco, quindi sono un po' frenata nel ricomprarlo, ma sicuramente lo rifarò, perché tra tutti i profumatori che ho, questo è quello che preferisco. Un'eleganza, ragazze, che non so neanche descrivervi, è veramente buonissimo, è Dark Amber, e se io dovessi consigliarvi un profumatore di tutti quelli che ho provato, questo qua sicuramente è al primo posto. È eccezionale, si sente tantissimo, voi date una spruzzata, dura per molto tempo, e poi il profumo secondo me è veramente il top. Starei veramente ore e ore e ore e ore, ore ad annusare, perché è una droga, è una roba meravigliosa. Provatelo, ragazzi, se vi capita di andare da Zara Home, andate a sentire questa profumazione, e se non vi capita di andare, andateci lo stesso, perché secondo me è il top. Anzi, fatemelo sapere se avete già provato, o se dopo questo video avete avuto la curiosità, siete andate ad acquistarlo, perché secondo me è veramente il top dei top. Poi parliamo dei bruciatori. Allora, io ho due bruciatori per casa, veramente tre, ma quelli che utilizzo maggiormente sono due, e sono in camera da letto, che in questo momento non vedete perché è spostato un po' più in là, e l'altro che è questo qua, che invece tengo in sala. Allora, nei bruciatori io ho due profumazioni diverse. Qua ho My Fragrance e ho il gusto di peonia, e devo dire che è eccezionale, è una profumazione che amo, che adoro, e che sicuramente appena terminerà, infatti come vedete ormai manca veramente pochissimo, riacquisterò, perché è fantastica, è molto intensa, ma una profumazione delicata, fiorita, molto raffinata, e a me piace veramente tantissimo. L'altro invece bruciatore contiene invece un'altra tarte, che è la tarte di Yankee Candle, al gusto anche quella di peonia. Io ho proprio una fissazione per questo genere di profumazione, appena ho letto peonia ho detto è mia, straconvinta che potesse non piacermi, ma di più, infatti lo accendo spessissimo ed è una delle mie profumazioni preferite.
Infatti, se dovessi consigliarvi un genere di tarte, vi consiglierei questo qua, la Peonia, perché sia della Yankee Candle che della My Fragrance sono eccezionali, è proprio buonissimo. Quindi a livello di bruciatore io sto utilizzando questo genere di tarte. Poi passiamo all'ultimo genere di profumazione, che è la candela. Allora, io normalmente la candela la utilizzo un po' più per atmosfera, soprattutto durante le sere invernali, autunnali, soprattutto nell'avvicinarci del Natale, perché durante l'anno normalmente l'accendo veramente poco, però nell'ultimo anno devo dire che ho fatto uno stock di candele della Yankee Candle che stiamo andando avanti ancora adesso. Iniziamo dall'ultima che sto utilizzando, che è questa qua verde alla aloe. È una profumazione che devo dire mi piace abbastanza, non mi fa impazzire, si sente parecchio, quando l'accendo lo sento, non mi fa impazzire perché non è il genere di profumazione che piace a me, però non è neanche male, è una profumazione delicata, non riesco ad aprirla, è una profumazione delicata ma senza, non lo so, non ci trovo niente di particolare. Invece la mia preferita delle candele della Yankee Candle è, allora, ho provato questa qua che è la rosa terminata, anche questa buonissima perché, come vi ho detto prima, è il genere di profumazione che piace a me. Quando è terminata è stato un grosso dispiacere perché si sentiva veramente tanto. Io trovo che le Yankee Candle siano al primo posto delle candele profumate perché si sentono veramente tantissimo. Poi ho usato questa qua, buona anche questa, assomiglia, si avvicina molto alla profumazione, quella alla rosa, trovo che abbia più o meno lo stesso genere di profumazione, ma la mia preferita delle Yankee, che stava cadendo tutto, la mia preferita è questa qua, Snow in Love, è la classica candela Yankee Candle natalizia. L'ho finita già da tantissimo tempo, però mi dispiaceva buttare la confezione perché siccome la volevo poi riacquistare ho deciso di tenerla e poi l'avevo tenuta anche per farvelo vedere in questo video, ed è secondo me il top delle Yankee Candle versione natalizia, proprio buonissima. Se adesso come adesso dovete acquistare una Yankee Candle, se c'è ancora in commercio, ma credo di sì, acquistate questa qua perché è buonissima, buonissima. Eccoci arrivati alla fine di questo video, spero che questo video qui vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto mi raccomando pollice in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdere i prossimi video, mi raccomando, non costa niente cliccare iscriviti, e fatemi sapere quali sono le vostre profumazioni preferite, le vostre profumazioni top che volete consigliarmi. E basta, con questo video vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazze! Muah!